Amici, bentornati in questo nuovo video. La scuola oramai è iniziata da un po', infatti oggi sono qua con un quadernone e un libro perché andremo a creare dei segnalibri fai da te, in modo che voi non perderete mai il conto delle pagine che state studiando e che dovete studiare. Let's go! Computer personalizzato con Hello Kitty, ho trovato alcune idee che vi potrebbero piacere e tranquilli perché so che mi dite che sono sempre da femmina, ma questa volta faremo sia da femmina che da maschio, quindi tranquilli che le ho per tutti. Dovete assolutamente seguire il video. Per il primo tipo di segnalibri ci serviranno soltanto dei fogli A4 abbastanza leggeri. Io li ho sia bianchi che colorati e andiamo. Come prima cosa andiamo a piegare il foglio in modo che diventi a forma di quadrato in questo modo. Poi andiamo a tagliare questa parte in eccesso. Adesso lo andiamo a riaprire e lo pieghiamo a metà e poi lo pieghiamo anche nell'altra metà. Ora andiamo a tagliare con le forbici lungo uno di questi lati, fino al centro, fino qua. Adesso lo andiamo a chiudere in questo modo a libretto, guardate bene, verrà tutto da solo, così, e poi così. E questa parte la andiamo ad incollare con un po' di colla. Ora dobbiamo prendere un'estremità di questi e andarla a piegare all'interno in modo che si pieghi poi a metà qua, in questo modo. Una volta che siamo arrivati a questo punto, abbiamo praticamente finito. Dobbiamo semplicemente andare a fare il disegno che vogliamo nel nostro segnalibro. Io ovviamente inizio con Hello Kitty, quindi ho fatto il naso, gli occhietti. Facciamo anche i baffi. Poi ho già preparato il fiocchetto da incollare qua. Ed ora vi faccio vedere come viene. Si va a posizionare nella pagina e ta-da! Ecco qua il nostro segnalibro. E adesso vi faccio vedere altri personaggi semplicissimi da fare. Ora sto andando a fare Pikachu perché so che vi piace tantissimo, quindi facciamo i due occhietti belli rotondi qua, le guancette rosse. Ed ora per fare le guanciotte di Pikachu vado a togliere la piega un attimo e a disegnare con la matita le guanciotte in questo modo. E adesso andiamo a tagliare con le forbici fino a qua e lasciamo i dentini fuori in questo modo. Ed ecco il nostro Pikachu. Adesso ho preparato anche queste orecchiette che vado ad incollare sempre con la colla, un po' qua dietro, e poi andiamo ad incollarle. Ed ecco qua anche Pikachu. No, vabbè, guardate quanto è bello, adoro. Adesso facciamo altri personaggi. Per il prossimo sto invece disegnando Stitch e ho fatto questi due occhioni con il naso e adesso li vado a colorare di celeste qua dentro. Poi vado a ripassare con il nero il naso, che ovviamente faremo tutto nero, e anche gli occhi. Qua invece sto facendo le orecchie perché gliele attaccheremo ovviamente. Ta-dan! Tutto pronto! Adesso vado ad incollare le orecchie e ci siamo. Guardate che bello Stitch! Ed ora test nel quaderno. No, vabbè! E guardate con il quaderno chiuso! Oh, che carino! Questo invece lo dedichiamo a Spider-Man. Quindi adesso vi faccio vedere come fare una ragnatela. Andiamo a fare un gioco in questo modo. Poi andiamo a ripetere questi disegni per più volte finché non si ingrandiscono tutti in questo modo, come se state disegnando tipo un fumetto. E poi andiamo a fare delle linee che vanno ad unire tutti quanti gli spigoli che abbiamo disegnato e che si uniscono alla fine qua. Ed ora sopra andiamo a disegnare a forma di goccia gli occhi di Spider-Man e facciamo due gocce, una più grande e una più piccola. Il resto lo andiamo a colorare di rosso, ovviamente. E
E una volta colorato tutto di rosso, andiamo a ripassare con il pennarello nero tutta la ragnatela, che ancora un po' si vede. E tadan, abbiamo fatto anche Spider-Man, che raga adoro, bellissimo anche questo. Ricapitolando, ecco tutti quanti i segnalibri con questa tecnica che abbiamo fatto. Votate nei commenti il vostro preferito e i prossimi personaggi che andrete a rifare. Il primo metodo è andato e direi che è veramente molto bello, ma adesso ho per voi un secondo metodo, questo è ancora più magico. Per farlo ci servirà un cartoncino un po' più spesso di quello di prima, io ho preso questo qua e va bene anche bianco. Allora andiamo a fare una riga lunga più o meno 20 cm in questo modo e poi sotto ne facciamo un'altra parallela lunga sempre più o meno 20 cm. Adesso alle estremità dobbiamo andare a disegnare due ali di una farfalla perché dopo vedrete la magia. Qui iniziamo da questo lato e andiamo a fare la prima forma di ala, così. Adesso la vado a colorare di celeste. Ed ora andiamo con il nero a fare un po' di disegni per questa bella farfalla. Facciamo tipo dei disegni in questo modo, così, e poi coloriamo il resto completamente di nero. Questo è il risultato delle nostre farfalle, adesso dobbiamo andare a ritagliare il tutto. Ok, ora dobbiamo andare a piegare questo a metà e poi andiamo a piegare anche le nostre farfalline proprio qui. Andiamo a posizionare il nostro segnalibro in questo modo e chiudiamo il nostro libro. Tadan! Ecco a voi il risultato. Guardate che bella, è proprio una farfallina che sbuca, la adoro. Cioè vi prego, guardate quanto è cute e ne potete fare tantissime di tutti i colori e riempire tutte le pagine, adoro troppo. E oltre alle farfalle potreste fare anche dei fiori o dei cuoricini, basta che li fate a metà. Per la terza idea andiamo ad utilizzare sempre un cartoncino un po' rigido, ma ce ne basterà una piccola parte. Questo raga è il segnalibro delle baddies, quindi ascoltatemi bene. PS, se sei arrivato a questo punto del video, commenta con segnalibro. Vediamo i più attenti. Per questo segnalibro andiamo a fare un rettangolo e io farò tutto questo. E adesso andiamo a tagliare. Adesso andiamo a fare una cornicetta all'interno del nostro rettangolo. Ok, io ho fatto questa cornicetta di più o meno mezzo centimetro e qua ho lasciato più spazio. Adesso qua dentro andiamo a fare tanti disegni di Hello Kitty. Oltre ad Hello Kitty andiamo a fare anche altri gadget, come ad esempio dei fiori. Allora, potete sia lasciarlo normale che tagliarlo qua dove ci sono gli spazi vuoti. Io lo sto facendo con un po' di taglierino e un po' di forbicine. E per farlo mi sta aiutando mamma perché è molto più precisa di me. E tadan! Segnalibro da baddies finito. Mi piace tantissimo. Adesso lo proviamo con il libro. Tadan! Guardate che bello! Mi piace tantissimo. Adesso facciamo l'ultima idea di segnalibro, che è anche l'idea più cute, e per questo servirà sempre un cartoncino bianco. Andiamo a fare una riga di riferimento in questo modo, poi andiamo a fare tanti rettangoli larghi più o meno così. Io ne vado a fare tre. Adesso sopra ogni rettangolo andiamo a fare dei disegni, ad esempio qua voglio fare un gattino, quindi facciamo tipo le zampette così, poi facciamo la testa con gli occhioni. Qua
qua voglio fare un altro animale ed andiamo a fare un pulcino. Mentre qua voglio andare a fare il panda. Panda. Adesso vado a colorare il tutto. Ora c'è sempre mamma che mi sta aiutando perché li andiamo a ritagliare con il taglierino, va bene anche con le forbici. E tadan, ecco qua i nostri animaletti completati. Se volete potete anche aggiungere delle frasi qua e vi faccio vedere come vengono. Possiamo andarli a mettere ovviamente in pagine diverse, così poi una volta chiuso il quaderno. Guardate che carini, sono stupendi. Ed ecco tutti quanti i segnalibri che abbiamo fatto oggi. Ricapitoliamo, abbiamo gli animaletti felici, questi qua con la tecnica della pagina, Hello Kitty anche qui, Hello Kitty bucherellato, questo qui da Vera Baddy, e poi abbiamo Pikachu, Spider-Man ed infine abbiamo la farfallina che è super super elegante. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro segnalibro preferito, quale rifarete, e mandatemi le foto dei vostri segnalibri fatti da voi su Instagram al tag A Capo del Globo. Non vedo l'ora di vederli e di votarli con voi. In questo modo andrete sicuramente a scuola con stile, come vi insegno in ogni mio video Back to School, quindi se volete vedere gli altri video seguitemi nella playlist qua sotto, iscrivetevi al canale e mettetemi un mi piace. Vi voglio bene, ci vediamo in un prossimo video, consigliatemi qualcos'altro che vorreste vedere personalizzato e io ve lo farò ovviamente. Ciao ciao, un bacio e buon ritorno a scuola, mi raccomando, studiate!